Mario, Dario, è vero che tatuerai Onyx a Mario? No, non è No. vero. Ma perché sta cazzata? Ma i tatuaggi non li fai, Sabgolo, yoi. Mamma mia, sì, proprio cringe, sì. È Vecchio, è cringe, il mio primo tatuaggio. eh? Davvero? Eh sì. E lo fai per la tua community, Senti, Madonna! faccia di merda, piuttosto auguriamo buona serata a Jody che ci viene a trovare. Bel format, Sgretol. Vabbè, sì, me lo spieghi pure a me, per favore. Ma niente, no, sono senza, se le cose fanno ridere a me, non fanno ridere a nessuno Ah, tranne che a non me. esiste Sgretol come parola. Ah, ho Invita la capito, bazza, invita la bazza, dai. quindi Jody ti acconsente a fare questa Sì, sì, cosa e sì. ti dà retta e tu Invita continui. Amered al contrario in live, dai, Amered rispondi. al contrario, se tu mi spieghi che è Amered al contrario, magari riesco a capire e formulare una risposta. Allora, innanzitutto ti calmi perché pile botte e stai anche di morto Ma come zitta. ti permetti? Ma come si permette? Infame. Comunque, Amered è un nemico secondario dell'uomo ragno e ha una testa di martello, proprio letteralmente, e applicato bene stavolta. E quindi Jody, siccome è questo momento, insomma, molto importante, è Amered al Quindi è un contrario. giudizio sulla sua mascella, è una battuta sulla sua mascella, sul mascellone che si ritrova Jody. Sì, fa così Dario Jody quando è da me, praticamente diventa un idiota. Ehi! Sono le endorfine che scarica dopo aver fatto la sua trasmissione streaming. Ma smetti, bro, che poi queste allusioni sessuali sono pure un po' borderline. Dici? Eh sì, no? Voglio il Ma sì, lo fanno, vabbè, ho capito tutto, Jody, ho veramente capito tutto. Il pene è la vittoria del patriarcato. Senti, ragazzi, potete anche parlare d'altro, specularmente a noi. Noi ci facciamo la conversazione, lui spara minchiate e voi non lo seguite. Si può anche Ehi, fare così. ehi, 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 ehi. Sì, ehi, ehi, a te. Ma è un appuntamento fisso? No, RB, è per questo che è così divertente. Per lui, eh? Per lui. Perché io... Sei ingiusto, ti posso dire? Non sono ingiusto, è una naturale reazione a essere costantemente preso in giro. Allora, io non, innanzitutto non ti ho mai preso in giro di base. Non mi hai mai preso in giro, bro, c'è un freeboot dove io, mentre sto picchiando il mio coinquilino che si è presentato nudo in camera mia, Che vabbè, ma quello può succedere anche con Dici gli studenti. all'ospite di staccare la chiamata. Hai spronato quella ragazza a chiamarmi faccia da cocainomane senza conoscermi. Allora, spieghiamola bene questa. Lei semplicemente si è sentita in imbarazzo per le molestie subite da te. Cosa? Dobro, hai detto raccontiamola bene? Allora raccontala bene perché qua passo veramente per molestatore. Dilla la realtà. Non sono schizofrenico. Dai, digliela. Certo. Allora, scherzo, scherzo. La realtà è che Mario si è comportato malissimo con l'ospite. Ma non è vero, non è vero. Al massimo rispondevo male a te e specificavo sempre educazione con la Allora, ragazza. secondo me hai proprio sbagliato l'approccio, Ma perché che è quella sbagliato povera. l'approccio? L'hai fatta venire in live a cazzo di cane. Ma che approccio devo sbagliare? Ehi! Sì, sono siciliano, Jody. Di pure, vediamo quante minchiate spari. Dai. No, allora ti spiego qual è il problema. È che se te mi urli addosso, poi lei si sente ovviamente sotto pressione. Ma mi Scusami. stavi dicendo che mi facevo di cocaina? Ma che devo fare? Devo risponderti Mai educatamente o ti detto, devo urlare addosso? Cioè, tu mi mai dici in diretta detto. che faccio uso di cocaina a una community, a una ragazza che non mi conosce? Vabbè, ma a parte io non gliel'ho detta così. Io gli ho detto il Marione ama il cocco. Che è un modo scherzoso di dire che mi piace la cocaina, che non è vero. Si Vabbè, vede se a comunque. qualcuno piace la cocaina, si vede distintamente, in 15 minuti capisci il soggetto. Chi è che hai avuto vicino che ti ha Vabbè, dato adesso io l'indicazione? non voglio parlare di chi ho visto pippare la bamba, ma comunque vivo in provincia di Milano, cioè sono al centro di Milano fra 40 minuti, quindi ovviamente, socialmente parlando, si sa, no? Vabbè, non sono d'accordo. Purtroppo dobbiamo fare nome e cognomi. Purtroppo questa cosa non è vera, Jody. Purtroppo. Ma chi l'ha deciso?
Bravo Jody, diglielo. No, no, non mi dice niente Jody, perché chiaramente state scherzando. Io non sono obbligato a dire chi. Dai, dicevi? Chi è che fa la bamba a Milano? Dario, puoi continuare il discorso poc'anzi detto, per favore? Va bene. Allora, comunque, secondo me hai messo in imbarazzo con la povera ragazza. Questo è. Povera ragazza. Ha detto con la faccia da drogato, il povero sono io. Ma lei ha capito il mood scherzoso? E semplicemente è venuta dietro al mood scherzoso. Eccolo quando là. Quando ti ha chiamato Tucano per il naso, cioè non l'ha fatta apposta, cioè l'ha fatta perché capiva che c'era questo mood dove ci si prende tutti un po' in giro, capito? Quando ti ha chiamato faccia imbuto, no? Ma non è vero, non mi ha mai chiamato Tucano né faccia imbuto. Avete commentato il mio naso, ho rivisto il fributto, ma sei tu ad aver detto sì, poi con quel naso grosso, che tra l'altro non c'entrava un c***o, bro. Lei ha detto, sì, sto guardando la live, lo sta picchiando, e tu hai detto sì, poi lui che c'ha questo naso grosso, non c'entra nulla con quello che stava dicendo lei. Poi mi pare... Anche quando ti ha detto trapezio isoscele. Non è vero, no, ragazzi. La Flips, andate a vedere immediatamente il video e ditemi quando dice. Hai detto trapezio isoscele? Trapezio isoscele. Sì. Flips, te che muoti, che sei un grande, tra l'altro. No, vabbè, non sono un grande, sono pari a chiunque altro. Comunque, non nemmeno voglio dire. No, Flips è un grande. Ah, Flips, scusami. Pensavo avessi detto grande a me. Pensa che stupido. No, ma va. E sei il re dei re, non sei un grande. Che non vuol dire niente. Ehi, vuol dire. Poi mi puzzano le palle. Ma non mi interessa, ma vattene a lavare. Te hai mai usato le palle di un amico? No. Boh, cringe. Qui veramente. Ma cosa c'è di cringe in tutto questo? Che non ho hanno usato le palle? Boia cringe. Hai fatto una combo in punchline. Cereali Kellogg's, palle? Ma nessuna delle due. Mai mangiato cereali Kellogg's e perché palle in questo modo? No, questa è una cosa mia, attenzione. Sì, lo so che è una cosa tua. La smetti di urlare, per favore, che è anche tardi. Comunque stavi citando il grande video della sindrome di Tourette, quello lì. Ho capito. Mario, chiedi a Dario se puoi sul suo Black Lotus. È la carta quella che hai comprato a 1 milione di euro, vero? Non costa 1 milione di euro. E poi comunque no, non ti ci faccio. Per quanto mi fai sul Black Lotus? Zero, cioè non te lo faccio toccare. Poi bisogna andare in banca. Ma che sei scemo, in banca? Ah, è in banca? Sì. Dai, un appartamento ormai. Dai, quanti soldi mi fai sul Black Lotus? Lo prendi dalla banca? No, non te lo vado a prendere in banca. Ma non puoi, è in cassaforte. Quel punto esclamativo, che fastidio che mi dà, non hai idea. Andiamo in banca. Vabbè, in caso ci fa soltanto Dario e ci porta il Black Lotus. Jody, entra in chiamata, dai. Dai, Jody. Non sarebbe la prima volta che si in banca per Mario. Questa te la sei inventata radicalmente da zero. Madonna di Dio, non sei obbligato. Jody, basta un... Guarda, stavo per andare a letto, indipendentemente da quello che tu stessi facendo. Salve. Scusate, ma so che c'era Delu e quindi ho voluto un attimo, insomma, soddisfarlo in qualche maniera. Dai, torna Marione, finisci. Chiedi scusa, bro, chiedi scusa, è semplice. Mi chiedi scusa e torno alla postazione, lo sai. Perché come funziona? Scusa? Che ho fatto? Bro, non ha senso. Non ha senso che tu ti lamenti della piega che prendono i tuoi meme, allora, e poi sì, butti allora, questo... Ascolta me, però, perché sta storia non ha senso da parte tua. Vabbè. Io non mi sto lamentando di niente. Vabbè, cioè, tu... TikTok... No, allora, questa roba, mi lamentavo di questa roba 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa. Ora non me ne frega nulla, ci gioco anch'io, perché ho deciso di lasciarmela alle spalle, non me ne frega nulla. Prima mi sentivo in colpa, ora non me ne frega un cazzo. E mi dava fastidio, ora non mi frega un cazzo. C'è TikTok che è invasa da mio padre, cioè lo dicono tutti, anche nei profili ufficiali delle squadre di calcio. Sì, lo vedo, mio padre. Ma non è di Volpescu mio padre? Sì, parte da lui chiaramente. Poi ovviamente il mio bacino d'utenza è più grosso, è diventato un megafono. L'hai fatto risuonare come la cassa di una wambucca. Ma vattene a comunque, insomma, posso fare una similitudine senza che mi mandi a Scusa. Buonasera. Buonasera, ti posso chiedere soltanto una cortesia? Dimmi.
Nel caso in cui Dario cominciasse a voler fare comunella nei miei confronti, cerca di dosarti. Cerca di dosarti, perché poi siamo in tre, due bullizzano l'altro, naturale che io mi innervosisca. Hai ragione. Grazie. Mario, ma fatti caso tua, no? Ospite, scusa, metti la sua agio invece di rompere. Metti la sua agio, ma mi sembra già a suo agio. È voluto entrare dal nulla, vuol dire che è già a suo agio, giusto, Jody? Sei a tuo agio. Non volevo autoinvitarmi, scusate. No, sei autoinvitato, l'ho invitato io. Figurati, è mio canale. Hai invitato Dario, ho detto Jody entra. Ah, ok. Ciao. Ciao, è il mio Jody. Canale, ciao. Cosa fa quello che mi pare. Che cosa hai detto? Niente. Che cosa hai detto? Ho detto che il canale di Marione farà quello che no, vuole. No, hai detto il canale è tuo, il grande c***o è tuo. Un po' anche mio. Ma che è un po' anche tuo? Ma giù le mani. No, ma perché sono abbonato, capito? Ah, ho capito, scusa, avevo capito male, ero diventato pazzo. Ma va. Ma Dario, ma sei a casa? Sono ancora in studio. Il giovedì non è il giorno in cui c'è il da casa. No, non c'è più da un anno quella cosa, Jody, forse, che di più. Vabbè, se Jody non lo sapeva, non è colpa sua. Infatti non ho detto niente. Posso parlare per Jody? Un po' di tensione, eh? Sì, Jody, ma sempre. Così, ma perché non sono così, Jody, mi dà fastidio, Dario. Oggi non ha mandato la dick pic a nessuna, quindi... Io non mando la foto del c***o a nessuno, bro. Giorgia, sei in chat? No, non è in chat, comunque lei comunque mentirebbe per farmi avere una buona reputazione. Quindi gliele mandi? No, non gliele... Cioè, qualche volta può capitare. Allora, cazzo sì, vuoi, ma certo, però tu hai detto non hai inviato a nessuno dick pic, non è che io decido il mio roster di personaggi a cui inviare la roster Mario Sturniolo roster. Come on! Ho detto una parola inglese. This channel is very funny because in my channel there are Ho detto semplicemente una parola inglese, succede. Ma ragazzi, ma perché litigate in continuazione? Mamma mia, oh. Te devi stare solo zitto, Jody, perché quando vai a leccare il culo da Greenbaud... Ancora. Ma che cazzo gli vai a dire? Leccare il culo a Greenbaud? Erano chiaramente host e spalla. Scusate, ho esagerato. È il fondamento dell'intrattenimento, no? Uno è lì e l'altro lo spalleggia. Oppure gli dà fastidio, tu per esempio mi dai fastidio, Jody, noi litighiamo sempre perché lui non ha educazione. Ah, ma per questo è il tipo di gags. Ma che gags? Comunque, io sono seriamente innervosito. Comunque nell'ultima live Vez e Luca hanno esagerato nei confronti di Chiara. Boh, ma di chi stai parlando? So. Poi anche Luca. Sì, poi anche Alissa, boh, non lo so, non mi convince più perché... Non so, le dinamiche... Anche Predatore, devo dire che mi ha fatto ridere. Predatore non so chi sia. Hai detto un nome a caso, no? Pensi del genio matematico, Dario. Ok, Predatore, no, cerco no. Su YouTube. Predatore, la tana del Frerito, vediamo che esce. Ah, no, non c'è un peso ci sia Predatore, boh. C'è. Comunque, Alissa, boh, è simpatica, però non è abbastanza fresh. Non lo so, io sinceramente non conosco nessuna come si chiama. Non è abbastanza fresh. È diventato pazzo? Arissa, hai detto che si chiama? Alissa, coglione, porta rispetto. Non mi chiamare coglione, non so il suo nome e basta. Scusa? Non me trovo nessuna Alissa. La medusa. Vai, din. Sì, lo so che sei più bravo di me a essere un comico. Dovrei prendere Non sono un comico. Fare un workshop di comicità da te. Un pagliaccio. Non sono un comico. Un pagliaccio non è un comico. Oh, porta rispetto. No, ma che vuol dire porta rispetto? Non ci credi manco tu. Prendi in giro i siciliani che dicono rispetto e mi dici porta rispetto. Non porto a parte che roster... tua mamma mi ama, quindi in primis ma la chi? Tua famiglia. Tua mamma. Mia mamma ti ama? Sì. Ma chi ti conosce nei meandri di casa di mia madre, Dario? Do il numero. Ma tanto non ce l'hai il numero. Ce l'ho. Dai, prova a dirlo, vediamo. No, non lo posso dire, ma che se scemo vi denunci. Ma l'hai appena detto, ma poi ti denuncia lei. Dario. Ehi. Ragazzi, non lo sa il numero, non glielo chiedete in chat. Te lo passo in privato, K. Vabbè, K, comunque quello non è il numero di mia madre se te lo passa in privato, eh?
Dario, è vero che Marco Merrino ha investito un camion. Ma è una battuta sul suo peso. Sapete che cos'è il quiffing? Sì, Mario lo fa tra l'altro. No, non so manco cosa sia. È omosessuale, lo fa. Non sono omosessuale. Come non sei omosessuale? Ma se hai nominato la mia ragazza 5 minuti fa? Giorgia? No. No, hai appena detto il suo nome. Giorgia. Giorgia, dici? Ma l'hai detto te, non ti ho detto io il nome, quindi. Oh, che c***o ridi? Eh? Che c***o ridi? Sono con te, Marione, sempre. Facts. Yeah! Mario è gay 100%. Ma non avete nemmeno gli strumenti per poter appurare una cosa del genere, talmente delicata, tra l'altro. Perché delicata? Se uno mi dice sei al 100% omosessuale e io sono sicuro di non esserlo. Che ne sa lui? Ne so più io, no? Cioè, come hai ragione. Sei milanista. Sono interista sfegatato. Ah, quindi sabato, mi raccomando, eh? No, l'abbiamo già vinta. Tu che squadra tifi? Anch'io Inter. L'abbiamo già vinta? L'abbiamo già vinta, sì. Che vuol dire? Abbiamo vinto, Dario. Non è vero. Sì, ma adesso andiamo. Tempo 24 ore, anzi meno di 48 e si vince. Ma non dovrebbe essere il contrario, tipo. Sì, no, sì. Perché se dici il contrario, cioè, boh, capito, è goofy. Ma che faccio il gufaggio al contrario, ma è layerato, eh? Di solito si dice complimenti alla squadra avversaria per aver già vinto. Secondo me sei un coglione, però questo è il mio parere, eh. Vabbè, allora, quando mi chiedi scusa torno a parlare, io mi faccio i cazzi miei, guardo un punto fisso, tanto posso farlo per 7 ore. Ma non è che ti chiedo scusa, cioè, ma chiedimi scusa, mi hai appena detto cosa mi hai detto? Stai facendo una maratona? No. No, non sto facendo una maratona, però la faccio se Dario non mi chiede scusa, perché qua non ci smuoviamo finché non mi chiede scusa. Quindi ci piacciamo oppure no? Mario, lo sai che io, volendo, potrei chiudere la chiamata e farti stare live per sempre. Lo sai che posso farlo e lo farei. Comunque, anche se stacco la chiamata, ti aspetto. Ok. Io ti aspetto. Nel frattempo non è molto saggio, secondo me. Ciao Leonardo, grazie per il Leonardo, porca tro... Leonardo, porco due. Ciao Leonardo, ciao, sono con Dario e Jody. Madonna Leonardo, ma che king. O no, ciao Leonardo, è veramente un king Leonardo, tra l'altro. Grazie no, Leonardo, veramente, grazie di tutto e mi fai strappare dalle risate. Ti conosce Leonardo, sai che se ti conosce, certo, no? Dimmi una cosa che fa Leonardo, dai. Ha lavorato con gli iNoob, poi ha fatto anche la PIL ultimamente. Ok. Ovviamente lo conosci davvero. Era nervoso per qualcosa, Daniele, oggi? No, perché? Perché mi ha dato dell'F-word per 2 volte a caso su WhatsApp, non mi scrive quasi mai. Mi ha detto tutto a posto, no? Ti ho scritto perché ogni tanto mi ricordo quanto ti piace ciucciare i c***i. Sì, tempo se n'è andato, basta. Forse sono manifestazioni d'affetto con parole che non lo sembrano. Sono strane, quelle di Daniele, però sì. Non fa ridere chiamare qualcuno F-word, A me fa ridere. A me non fa ridere. Non fa ridere perché sei un bastardo omofobo. Ma non ha senso questa cosa. Sei omofobo, scusa, ma perché ti fa chiamare F-word? È bello di essere così, col culo bello slargato piano di che esce. Vabbè. Senti, Jody, una domanda così a bruciapelo, sempre con rispetto nei confronti di tutti. Te hai mai visto pippare dei nostri colleghi? Sì. Chi? Certo. Ovviamente, si deve sempre andare lì, cioè si deve dire in diretta quale dei nostri colleghi ha pippato. Poi ci ritroviamo una bella querela. Ma che ce ne frega a noi, Marione? Oh no, a me frega. Perché? Poi che senso ha? È completamente irrispettoso. Però, nel senso, se succede in un luogo pubblico, di base, un po' come il limone di Damiano dei Maneskin, devi pensare che magari qualcuno ti veda. Lì ovviamente sarebbe anche difficile dare una diffamazione, perché è pubblico. Facts. Non c'entra nulla. Vai con Dio, Spider-Man! Come
Comunque ho pensato che se facessero un film sulla Poelcan, coso William Dafoe dovrebbe fare la Poelcan. Ci sta. William Dafoe ci sta. Parlano italiano nello stesso modo. Ci sta. Speriamo non si faccia un film sulla Poelcan, dai. Oh, la strega di Biancaneve. Che cosa hai detto? Peter, non dirlo, Harry. Hai bestemmiato, bro? Ha detto no. Vai con Dio, vai con vai Dio. Vai con Dio. Ah. È la battuta di... Harry Potter e la camera... Ma lui sa un cazzo, è duro come le pine. Scusa, se ho una mancanza sotto questo punto di vista, non penso che io meriti guarda offese. Film. Ma stavi leggendo Slam Dunk fino a 2 secondi fa? Sì, vabbè, ma... Ragazzo. Vabbè, che devo dire? Mario, preferisci sabato il pub o la finale? Non è una questione di preferire, cioè sono un interista scadato. No, raga, ma la sua cosa, la sua squadra che è in finale di Champions, okay. Per miracolo, fategliela seguire. Per miracolo non ha gli strumenti per dirlo. Cioè, se l'è meritato. L'esatto contrario di quello che hai detto prima. Si è sbagliato. Vabbè. Dario, non sono riuscito a seguire la live. Quindi ti è piaciuto Spider-Man o no? Sì, certo. Ok. È il sequel di No Way Home. No, non è il sequel di No Way Home, coglione. Oh, mi spieghi cos'è senza insultarmi? È il sequel di Into the Spider-Verse, un film d'animazione, non quella merda. Ah, quello là, ho capito. Madonna santa. Vabbè, non c'è bisogno di incazzarsi così tanto, eh. Non è che devi dare per scontato che io so le tue stesse cose. Boh, immaturo. Che cos'era? Era Harry Potter. Sì, è il Harry Potter. Bravo, bella questa. Poi ho continuato in animazione turistica. Dario non ha nessun cane che si chiama Bazooka, Questa è la live dell'altro giorno. Quante volte ti lavi al giorno? Ma dipende che cosa. I denti me li lavo 2 oppure 3. Più spesso 2. Mi lavo ogni giorno, se non è proprio il giorno in cui devo stare a casa e non devo vedere nessuno. I capelli li lavo 2 volte, 3 volte a settimana, il meno possibile perché sono ricci e sono belli. Ma che c***o? Questa è la mia igiene. L'igiene. Senti, di tutti. Mario, quanti c***o riesci a prendere contemporaneamente? 0, perché non ho mai avuto l'anno sfondato e di conseguenza nemmeno 1, già è difficile. Ah, ok, scusami. 4, 7. Senti, K, me lo puoi ban... Ah, no, l'hai scritto te. Vabbè. Ti devo dire. Secondo me ti lavi i capelli come Piero Pelù, una volta all'anno. Piero Pelù lo fa una volta all'anno con l'olio d'oliva. È vero. Ma siamo alle scuole elementari. Dai, che mi annoio, sto facendo delle cose, quindi insomma cerco di partecipare. Ma considerazione, ma perché dovrebbe essere assurda? The third year. Cruciani, adesso vi dirò una cosa. Dici quando tutto. Un anno fa conobbi Cruciani perché venne in radio dove lavoro io, praticamente, ed era ospite del suo amico che ha anche tra l'altro citato durante l'intervista che ha fatto, che è Gigio D'Ambrosio. Praticamente in realtà ho notato che è molto simile a Dario a livello di mood off camera e on camera, cioè Dario fa tutto così, fa tutto dai Jody sbuppami la fava, eh? Vabbè. E poi quando sei offline in realtà è una persona veramente di cuore che si deve spendere delle belle parole. No, basta Jody, basta, ti prego. Niente, si cringe, sei come decide, il Masseo, decide Jody quando finire di parlare, non è gli puoi dire basta. Non mi va di parlare di queste cose. Vabbè. Ti va di parlare della dolcezza di Cruciani, va bene Dario. Vabbè. Emotional. Vabbè, Orso, non sei credibile. No, ma perché io sono un nerd emotional. No, sì, lui sì, eh. Sei un nerd emotional. Oh, Jody, ma alla fine come sta andando? Sei ancora insieme a quella lì oppure vi siete già certo, lasciati? Certo. No, certo, non è mai niente, però va bene, ok. Ma è sempre la stessa ragazza, cioè io una volta ti ho visto... Non di un anno fa. Non di un anno fa, va bene, dai, ho capito.
Sei un grande, però dovresti provare la coca. Ma che consiglio di merda, Dark. Veramente un consiglio di merda. Secondo me ci sta come consiglio, ma che amico. Ci sta, ma vergognati soltanto per dirlo e considerarlo. No, a te, a me no. Dario. Oi là, ciao Bomber, dimmi tutto. Boh, e c'è da qui da sempre. Ah, sì, scusa, è vero. Un personaggio dei manga, chi saresti? Ah, mamma mia. Dottor Octopus. Non è un manga Spider-Man. Dai, 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 racconto, seriamente, Dario, Cristo Dio, 10 secondi serio, un personaggio... Ok. Chi saresti? LeBron James. Ti odio. Niente, non ce la fa. Basketball. Mitsui? No, Eiki Shonizuka. Chi è, GTO? Sì. Noi sì. Dario Mochers ci piacciono anche molto i fumetti, tra l'altro, un piccolo trivia per la chat di Mario. Ma tu non ridere, chi... cioè, Kirtar, lo sappiamo benissimo che vi piacciono i fumetti. Vabbè. Lo sappiamo tutti che vi piacciono i fumetti. Cioè... Kirtar. Lo sai chi è Kirtar? No. Un quarantenne, evidentemente. No, no, no. No, oh, non tocca a Kirtar, coglione nanoide. Kirtar è uno dei miei disegnatori, è uno dei miei talent. Grande. È fortissimo, è fortissimo. Non avevamo dubbi. Smetti di scrivere ad Agnese, va? Eccoci. Io lo scrivo ad Agnese da quando le ho fatto gli auguri per il matrimonio, Dario. Voglio la coca. Cazzo che voglio la coca. Sono quelle che vedete scritte qua, ovviamente. Sono degli audio. Io parlavo della Coca-Cola. Coca-Cola. Stavo dicendo Dario, l'altra, incredibile. Dimmi tutto, Giodone. Ma se io mi tatuo il tuo logo, tu ti offendi? No, reputo che tu sia un coglione, più che altro. Perché? Perché è una cazzata. Ma perché dovresti tatuarti il mio logo, scusami? Quello della scimmia. Sì, ma perché? Che c'è un significato un po' profondo, però. Quale? Spiegalo. No, non posso, io mi vergogno. Come ti vergogno di parlare delle cose. Vabbè, poi me lo spiegherai, allora, dai. Comunque... E stavo dicendo, dimmi tutto, King. Non sono King, non sono un King. Ah, ecco perché. Dici tutto. Il pianeta delle scimmie, l'avete visto? Quale? Quello degli anni 60, quello di Tim Burton? Il quello nuovo, la nuova trilogia, la trilogia rifatta. Quello con Star-Lord? No. Secondo me intendi quella con Star-Lord. Star-Lord, l'attore di Star-Lord, non c'è. Quello è fino a Terdi. È quello che ha fatto pure Welcome to Zombieland. Ah, Jesse Eisenberg. Yeah. No, ha fatto il terzo. Non è quello. No, penso sia quello. No, tu intendi il pelato di Hunger Games. Non ho visto forse Voldemort. Penso sia Jesse Eisenberg, no? Io penso sia... Ah, no, no, no. Milano. Quello pelato. Allora, James Franco ha fatto il primo. James Franco ha fatto It's the End of the World. Sì. No, non penso proprio. Ma smetti di dire sassa al microfono? No, 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 è che non mi va... Dario? Dimmi. Ma se ti mando la richiesta di condivisione della posizione perenne, me la dai? No, no, Jody, va bene così, grazie. Voglio il Boh, veramente, bro, sei vergognoso. Che ho fatto, amico? Sei vergognoso? No, fai soltanto il pagliaccio, sei ridicolo. È il mio lavoro, mi piace fare il pagliaccio. Io me ne vado a casa, ragazzi. Ciao, Darione. Sì, che dormo anch'io, però, Mario. Ciao, buonanotte, ciao, ragazzi, ciao a tutti. Buonanotte. Sogni buonanotte. Belli a tutti, grazie. Ciao, ciao. Suca, Mario. Non sugo niente a nessuno, vabbè. Ciao. Che schifo, ciao, Jody, ciao. Se deve sempre finire queste chiamate con Suca, non lo so.